La vita è, proprio come lo sport, sforzo. La vita è una gara, è un rischio, è una corsa, è una speranza verso un traguardo che va al di là della nostra esperienza umana. Ho persino il timore che se non penso al fanfolla e non lo accompagno con l'augurio e anche con il desiderio di vincere, questi mi combinino dei guai. E quindi poi quando vado incontro i giovani, incontro gli studenti delle scuole, gli scolari, andando in visita pastorale, questi mi chiedono subito, e io lo scorso anno ho passato un anno sereno da questo punto di vista, e ricordo gli anni invece più problematici, quando di lunedì si andava all'impegno sacerdotale e bisognava sempre parare i colpi perché la squadra del cuore andava a qualche modo. Ma come ho detto prima a tutti loro, è la vita che viene coinvolta nello sport, e spero che diano esempio di dedizione alla propria vita, sempre lasciandosi interrogare dalla coscienza e coltivandola, perché lo sport sia per le persone. La vedremo quest'anno allo stadio? Io desidero venire qualche volta allo stadio, ero stato invitato poi l'anno scorso all'ultima partita, ma penso che qualcuno sempre perda, e se si vede il vescovo lui dovrebbe essere per tutti, far vincere tutti, questo non è possibile. È preferibile che io vi accompagni spiritualmente, ma l'augurio rimane veramente molto sentito, condiviso, perché penso sempre alla gioia dei tifosi e a un richiamo alla vita. E lo sport lo dice, ma lo deve dire vivendo poi la vita ordinaria per quella che è, non chiedendo l'impossibile. Ma noi siamo fatti per cose ancora più grandi. Oltre alle partite, anche questi eventi sono molto importanti per il fanfulla. Eh sì, nella mia idea di immagine da società queste cose sono molto importanti, anche perché vuol dire che anche alla curia di Lodi, anche personaggi portati di Lodi credono nel nostro progetto e credono nelle persone che sono persone serie e che stanno costruendo qualcosa di importante per lo sport e tutto quello che riguarda il giro del fanfulla. Poi essere invitati qui dal vescovo nel suo giardino penso che sia una cosa da pochi, diciamo. Da presidente, però, un commento su questo inizio di campionato del fanfulla. Ho chiesto a Andrea una cosa sola: Andrea, tira fuori la tua grinta, se riesci a trasformare questa squadra, se hai delle qualità, le devi tirare fuori. Sabato ho visto la squadra che cercavo. Mister, essere ricevuti per 2 anni di fila dal vescovo non è cosa da poco. Diciamo che ci siamo meritati la conferma, quindi probabilmente il vescovo attento, fine osservatore di tutto quello che succede, e sicuramente ha visto che la squadra si è comportata, dei risultati sportivi che ci sono stati, si è comportata in una determinata maniera, e quindi diciamo che quest'anno ha migliorato ancora di più la location. Già l'anno scorso è stata bellissima riceverci all'interno, oggi in questo giardino qua davvero è stata un'accoglienza coi fiocchi. Domenica si gioca col Pavia, una partita che volevi giocare subito dopo quanto è successo in Coppa. No, una partita di quelle belle da affrontare, perché Pavia è squadra per me, la squadra vicina, la squadra che ci ha appena battuto, quindi spero che sia fresco davvero, sia ancora caldo il ricordo di una sconfitta sonora dove sono stati nettamente più bravi di noi, dove probabilmente anche in 7 contro 11 ci avrebbero battuti, quindi ha dimostrato di essere sicuramente superiori. Spero che questo ci serva per approcciarla nella maniera giusta e provare a essere in gara e a fare una prestazione alla terza situazione. Fino a Salvatore, sei anche accorto che ti sei tinto i capelli? Sì, ecco, forse è riuscito a dirmelo lui prima che lo facessi io, forse mi ha visto più biondo del solito e va bene. BCC sempre presente al fianco del fanfulla anche oggi. Certo, noi siamo veramente orgogliosi di poter sponsorizzare questa squadra che ha dato l'anima l'anno scorso per fare il salto di categoria. Ci auguriamo che quest'anno difenda la propria, diciamo, il proprio blasone, se non andrà in C, quantomeno che si salvi presto.